Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. 40° anniversario del gemellaggio tra le due tifoserie, San Benedettese e Rimini, squadre che tornano a sfidarsi a 8 anni e mezzo di distanza. Il Rimini alla ricerca della prima vittoria di stagione in campo esterno, San Benedettese che cerca continuità in fatto di vittorie, 5 risultati utili consecutivi. Il Rimini parte forte, al terzo Candido apre per Volpe che viene murato in angolo. 10 minuti più tardi Guibre che recupera da palla dalla distanza, scaricando il pallone lontano dalla porta avversaria. La Samba si fa finalmente vedere al minuto 16, ma il tiro di Cecchini viene bloccato da Nava senza problemi. L'azione più bella, il Rimini la segue al minuto 18. Simoncelli allarga per Allotti. Il baby biancorosso trova l'angolo giusto sfiorando la marcatura. Al 41esimo Nava in uscita si complica la vita da solo, rimediando sul successivo arrivo di Ilari. Nella ripresa Nava commette lo stesso errore del primo tempo su un innocuo cross di Cecchini, dove questa volta la difesa rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 55esimo era Pisciarda a recuperare il pallone in area di rigore ospite, mirando l'angolo lontano alla destra di Nava. Nulla da fare, il Rimini si fa vedere dalla distanza, ma il tiro viene bloccato a terra da Pegorin. Quando la gara sembra destinata a uno 0-0, ecco che al minuto 83 la difesa del Rimini si lascia sorprendere, costringendo Nava in uscita all'atterramento su Calderini. Lo stesso numero 10 si presenta dal dischetto, trovando il gol dopo l'ultimo realizzato la scorsa stagione nel mese di aprile con la maglia della Viterbese. 1-0 per la San Benedettese, finalmente può esplodere la gioia dello stadio del Riviera delle Parme, dove i tifosi rossoblù possono finalmente abbracciare anche colui che lo segnava da diverso tempo. L'ultimo tentativo arriva dal piede caldo di Danso, ma la sfera si alza sopra la porta difesa dal portiere. La San Benedettese a questo punto può davvero festeggiare la quarta vittoria nelle ultime 6 gare. Nei Rimini ancora una volta manca l'appuntamento con la vittoria esterna. Il migliore per i Rimini per quanto riguarda il primo tempo è sicuramente Guibre. Per quanto riguarda l'intera partita, per la San Benedettese premiamo Calderini non solo per i gol, e anche Rapisarda tra i più attivi dei suoi.